Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, con questa celebrazione eucaristica vespertina, la Chiesa entra nella Domenica. Una Domenica in cui si ricorda, nella gioia e nell'esultanza, San Giovanni Battista. Egli è veramente il grande profeta e il grande santo martire, testimone della verità, testimone di Cristo. E la Chiesa ne celebra la nascita qui in terra. Nella grande profezia e nella santità del martirio si pone anche la figura della nostra Beata Maria Gargani, perché la sua vocazione è stata sotto il carisma dello Spirito e quindi ella è stata nella profezia ed è stata per la Chiesa profetessa. Ma poi c'è la santità della vita, che si fa testimonianza nella sofferenza. Giovanni ha dato il suo sangue per la verità. Maria ha saputo far passare la luce del Vangelo attraverso la sofferenza della sua vita. E quella luce che passa nella sofferenza diventa una luce che conquista i cuori. Allora disponiamoci a vivere questo evento di grazia sotto lo sguardo di Giovanni Battista e accanto a lei, a lui, sotto lo sguardo della Beata Maria Gargani. Perché ognuno di noi e la comunità intera possa vivere la profezia e crescere nella santità. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Thank you.
manca di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni di re Giosia mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta alle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano. Mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio. Regniamo. Hai posto su di me la tua mano, hai posto su di me. In te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. Hai posto su di me la tua mano. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio. Hai posto su di me la tua mano. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre, tu sei il mio sostegno. Hai posto su di me la tua mano. La mia bocca annunzierà la tua giustizia, proclamerà sempre la tua salvezza. Tu mi hai istruito, Dio, fin dalla mia giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. Hai posto su di me la tua mano. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Gesù Cristo voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata,
cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo mannato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti,
e preparare al Signore un popolo ben disposto. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo uniti in comunione fraterna nella celebrazione eucaristica per lasciarci illuminare dalla luce di Dio che è passata attraverso la vita, le opere, la testimonianza di San Giovanni Battista e della Beata Maria Gargani. Mettere adesso insieme il grande profeta, precursore e battezzatore e l'umile suora nata a Murra non è azzardato, ma è proprio il mistero del Regno di Dio, in cui si è tutti granellini di senapa e si diventa tutti. Per la grazia di Dio e la forza della parola, alberi grandi. Sì, Giovanni, granellino di senapa, Beata Maria Gargani, granellino di senapa. Ma ognuno, e quindi anche noi, possiamo crescere come cresce il Regno di Dio, crescere nel Regno di Dio, crescere con il Regno di Dio nel nostro cuore. Essi in terra hanno fatto rifulgere la parola di Dio e ora per poter capire il loro esempio dobbiamo fare in modo che sia ancora la parola di Dio a portarci il raggio di luce per capire cosa hanno vissuto e che cosa dobbiamo vivere. Come se la parola in loro illuminava la terra e ora dal cielo deve illuminare noi. Ma è la stessa parola che ha illuminato la loro vita in terra, ora ci illumina risplendendo dall'alto. E vogliamo fare proprio questo piccolo sforzo questa sera, ascoltando la parola che la Chiesa ci fa proclamare per il Battista nella messa della Vigilia e la vita e l'esperienza di Beata Maria Gargani. Alcuni passaggi soltanto. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Questa è l'esperienza di ognuno di noi. Ognuno di noi deve cogliere nella fede di essere stato nel prima del cuore di Dio, di essersi trovato nel prima della mente di Dio. Se non abbiamo questa prima convinzione di fede, non ci interesserà trovare Dio e non ci interesserà capire come ci ha pensato Dio. In fondo la fede ha questa doppia dimensione. Trovare Dio, ma trovare cosa pensa Dio di me? Questa è la vocazione. Non trovo Dio e rimane dov'è. Trovo Dio e capisco cosa pensa di me. E sperimento il suo pensiero di amore per la mia vita. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo.
E questo verbo, che esprime la conoscenza d'amore di Dio per noi, deve essere l'obiettivo della nostra vita. Arrivare a conoscerci come ci conosce Dio. E non basta un anno, e neanche una parte della vita. Anche le vite più burrascose, anche le vite che hanno travagli di peccato, anche in queste vite c'è tutta l'opportunità di conoscersi come mi conosce Dio. E la scoperta che la parola ci fa fare è quella che poi ci ricordava anche il Salmo. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. Interessarsi a conoscere come mi conosce Dio, ecco, porta questo atteggiamento fiduciale. Tu mi conosci nel prima dell'eternità, e allora io dal grembo materno mi appoggiai a te. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. E per Giovanni Battista è chiaro questo aspetto. La mamma sterile, il papà anziano, Giovanni dal grembo materno esulta nel sentire nel buio del grembo di Elisabetta la presenza di Gesù nel buio del grembo di Maria. Questo passaggio del grembo credo che sia il primo messaggio che dobbiamo cogliere noi morresi pensando alla Beata. Perché in questa terra c'è stato il grembo della sua mamma, e in questa terra c'è stato il grembo del battistero della sua chiesa, che è lì in fondo. Allora, dal grembo della mamma, che in questa terra, e che in qualche modo è anche questa terra, al grembo della chiesa, che è il battistero in cui è nata, rinata come figlia di Dio. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Lì inizia la nostra avventura di fede, e il sostegno di Dio ci riporta a questo momento, al grembo della madre, al grembo della Chiesa. Questo è il primo messaggio, credo che ci deve rincuorare come fratelli e sorelle di questa comunità di Murra, che ha la gioia di avere una sorella ormai riconosciuta nella beatitudine dei santi. Il grembo della madre e della Chiesa. Ma poi la parola ci fa fare ancora un altro passo avanti per Giovanni e per noi che ricordiamo la Beata Maria Gargani. Al momento della nascita, quel nome che è stato dato a Zaccaria dall'angelo, Giovanni. Perché questo nome e non il nome di famiglia? Il nome Giovanni perché è chiaro, per l'incredulo Zaccaria e per l'entusiasta Elisabetta, che quel bambino è una grazia di Dio e non altro. Ma cari genitori, ogni nostro figlio è una grazia di Dio, ogni frutto del grembo è grazia di Dio. Ma Giovanni deve chiamarsi con questo nome per dire: Dio è grazia. Dio fa grazia, Dio dona la grazia. Per cui Giovanni porta nel suo nome il mistero della vita come dono di Dio. Il mistero della vita che sboccia nella sterilità perché è innanzitutto e unicamente dono di Dio. Giovanni appartiene a tutti noi, perché ognuno di noi è una grazia di Dio, perché a ognuno di noi Dio fa grazia. La Beata, in questa passione infantile per Gesù, che cosa rivela?
se non questo mistero della grazia. Cioè, quando un bambino, ecco, addirittura spaventa i genitori, come ci ricordava il dottor Regolo, no? nel convegno, quando un bambino va oltre misura, tanto da spaventare i genitori, per un'attrattiva che non è normale, o non sembrerebbe normale, che cosa significa? Significa che quel bambino, e mi permetto di dire tutti i bambini, in qualche modo sono per noi un richiamo a Dio che fa grazia. Ma quando sentiamo le prime paroline che i bambini dicono, non è grazia di Dio. O pensiamo che sia dovuta alla sapienza di mamma e papà che sanno parlare al figlio. E quando sentiamo che il bambino ci anticipa in quella che è la conoscenza, non è grazia di Dio. E quando il bambino ci pone un perché a cui non solo non sappiamo rispondere, ma che noi non ci siamo mai posti, non è quella grazia di Dio. Ogni bambino, come Giovanni, come Maria, nella sua passione per Cristo, ecco, è segno della grazia, che è vero, suppone la natura, ma va oltre la natura. Se qualcosa ci spaventa della grazia che è bellezza, pensiamo che c'è Dio che nella natura ci porta oltre la natura. A 3 anni mi ha detto già questa cosa. Allora noi siamo pensati a dire, il mio bambino è super dotato. No, pensiamo di dire, il mio bambino è toccato dalla grazia di Dio, non è super dotato. Così non ci faremo già i castelli in aria di costruirne chissà quale divo. Il mio bambino non è super dotato, il mio bambino è toccato dalla grazia. E io questo, carissimi amici, l'ho capito quando genitori di figli disabili, allora lì il discorso cambia, quando genitori di figli disabili, vedendo sulle labbra del bambino una parola, vedendo negli occhi una novità, hanno capito, questa è grazia. E allora questo vale per tutti. Per quelli che noi chiamiamo normodotati, che facciamo diventare superdotati. E quelli che noi pensiamo disabili e guardiamo sempre con un certo distacco, o apprensione o paura. Negli occhi di tutti, quel di più che ci affascina è grazia. Sulle labbra di tutti, quella parola inaspettata è grazia. In tutti i bambini. Giovanni, Dio è grazia. Ma dobbiamo ancora un piccolo passo avanti. Non temere, dice il Signore al profeta, dopo avergli fatto capire che lo ha chiamato dal grembo di sua mamma alla missione profetica. Non temere, non temere. E questa parola chissà quante volte è risuonata nell'esperienza di Giovanni Battista, quando ha dovuto affrontare difficoltà di ogni genere. E quante volte questa parola dalle labbra profetiche di San Pio è risuonata nel cuore della Beata Maria. Non temere. Non temere è la prima parola che esce dalla bocca di Dio quando ci chiama. Perché Egli sa che la sua presenza può suscitare paura, egli sa che la sua richiesta può farci sentire inadeguati, egli sa che quando dobbiamo affrontare ci incute terrore. E allora la prima parola anche alla Vergine Maria, la prima parola perché il dialogo possa diventare fruttuoso di obbedienza è: non temere, non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio, dice alla Madonna l'angelo. Non temere, giovane Geremia, non temere, giovane Maria Gargani, non temere. È la parola di Dio che ci rassicura e ci pone nella condizione di avere con Lui un dialogo
che ci porta anche all'obbedienza di ciò che noi non vorremmo o pensiamo di non poter fare, per cui abbiamo paura. Stese la mano, mi toccò la bocca. Ecco, il Signore quando chiama tocca la bocca, perché noi dobbiamo essere portatori della sua parola. Ognuno di noi è profeta, ma in una chiamata speciale l'essere capace di dire la parola di Dio al fratello nel momento opportuno è un dono di Dio, è il dono della profezia. Toccò la sua bocca perché quelle labbra potessero articolare le parole giuste per il tempo della salvezza. Ma nel Salmo abbiamo pregato con un'altra immagine, quella mano che non tocca solo la bocca, ma che si pone sul capo. Questa espressione a volte è stata un po' ridotta, anche i santi certe volte l'hanno ridotta, perché hanno detto: Signore, tienimi la mano sul capo perché non voglio sbagliare, è troppo poco. Il Signore non ci può tenere la mano sul capo solo perché non dobbiamo sbagliare. Qualche volta si dovrebbe dare un pugno sul capo per non sbagliare, ma il Signore non lo fa questo. Ma non si tiene solo la mano sul capo per non sbagliare. La mano sul capo, indica effusione dello Spirito di Dio. Per cui non ci è dato lo Spirito solo per non sbagliare, ma ci è dato lo Spirito per agire. Ci è dato lo Spirito per fare ciò che è giusto davanti al Signore. Che Giovanni ha avuto su di lui la mano del Signore, ogni vero profeta ha sul capo la mano del Signore, e anche la nostra santa, a partire dalla sua giovinezza fino a quando ha lasciato il testimone, ha avuto sul capo la mano del Signore che l'ha ispirata. Alcuni assaggi della parola che abbiamo ascoltato, non continuo. Invito però a rileggere la parola di questa sera e comprendere come Giovanni e la Beata Maria non hanno fatto altro che incarnare la parola di Dio. E questo spetta anche a noi. Voglio solo terminare con un bel accostamento, almeno per me, tra Giovanni e Maria. Noi abbiamo le reliquie della Beata, che sono i suoi capelli. Per una suora quei capelli indicano qualcosa di importante, indicano la consacrazione al Signore a partire dalla propria bellezza. Mi consacro al Signore, ma do tutto al Signore, anche e soprattutto la bellezza della mia vita, del mio cuore, dei miei sentimenti e del mio corpo. Tutta la mia bellezza appartiene al Signore e la offro a Lui. E nell'offrire la bellezza, ci sono le parole della consacrazione virginale della Beata Maria, no? Ecco, mi consacro tutto a te, fai di me ciò che ti piace. Ecco, quei capelli ci ricordino questa consacrazione della propria bellezza al Signore, ma è la bellezza della sposa che si dona allo sposo. Giovanni è l'amico dello sposo. Per cui mi permetto di dire questa sera che ogni anima consacrata passa sotto l'intercessione di San Giovanni Battista. Io non so se la madre fosse devota di San Giovanni, conosco questa parte, forse molto delicata, però mi permetto di dire che l'amico dello sposo intercede perché tutta la Chiesa sposa possa consacrarsi a Dio, e chi nella Chiesa è consacrata come sposa ha un'intercessione speciale del Battista. Per questo sposalizio della Chiesa, per questo sposalizio dell'anima. Carissimo popolo di Murra, ecco, Giovanni ha avuto il compito alla fine
di preparare al Signore Gesù Cristo un popolo ben disposto. Beh, se devo dare un compito alla Beata per voi, e non lo dico come chiusura della predica, lo dico come messaggio più forte che ci possa essere. Se c'è un compito che la Beata Maria come il Battista riceve dal Signore per voi è questo: prepararvi continuamente a essere un popolo ben disposto ad accogliere Gesù Cristo, ben disposto ad essere la sua Chiesa. E con questa parola affido voi e alla Chiesa della mia diocesi alla protezione della Beata. Siamo sempre, anche con sacrificio, un popolo ben disposto. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio dal cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, nel glorioso ricordo di San Giovanni Battista, ultimo fra i profeti e primo fra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: rinnova, Signore, i prodigi del tuo Spirito. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo Spirito. Per la Santa Chiesa, perché Dio Padre susciti uomini pieni di Spirito Santo per disporre gli animi ad accogliere il Signore Gesù Cristo, unico Redentore del mondo, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo Spirito. Per tutti i popoli della terra, perché, rifiutando la violenza e la menzogna, si aprano al Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo Spirito. Per tutti i consacrati a Dio nella vita ascetica, monastica e apostolica, perché sappiano abbracciare generosamente le rinunce e i sacrifici che la loro vocazione comporta, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo Spirito. Per tutti i perseguitati a causa della verità e della giustizia, perché, di fronte alle potenze di questo mondo, sperimentino la forza misteriosa che animò il precursore di Cristo, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo Spirito. Per tutti noi battezzati, perché, riscoprendo il sacramento che ci unisce alla morte e risurrezione di Cristo, diventiamo realmente sacerdoti, re e profeti nel popolo di Dio, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera. E per intercessione di San Giovanni Battista, che riconobbe fin dal grembo materno la presenza del tuo Figlio, concedi anche a noi di essere santificati dall'agnello senza macchia, Cristo Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore misericordioso, i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, la Beata Maria, Maria crocifissa del divino amore e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli dei mondi e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. E concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Thank you.
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace.
supplichiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, proteggi sempre il tuo popolo e per la potente preghiera di San Giovanni Battista, che indicò in Cristo tuo Figlio, l'agnello mandato a espiare i peccati del mondo, donaci il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore. Adesso pregheremo insieme la preghiera per la canonizzazione della Beata Maria Crocefissa del Divino Amore. La trovate a pagina 46 dei libricini, oppure dietro all'immaginetta che pure è stata distribuita sui banchi. Pagina 46, chi va sul libricino. Insieme. Cuore sacratissimo di Gesù, nel quale il Padre si è compiaciuto, ti ringraziamo per aver... Crocifisso del Divino Amore. Lei non aveva ostacoli nella vita, credeva fortemente nella Divina Provvidenza. Ebbene, io quando ho cominciato a fare la professione di avvocato, l'ho aiutata, perché Zia Maria mi chiedeva consigli. E quando c'erano delle obiezioni da parte mia, l'ho già detto questo in una conferenza stampa prima che abbiamo fatto a Napoli, prima della cerimonia, io mettevo ostacoli, chiedevo, ero perplesso. E Zia Maria mi rispondeva, ma non ti preoccupare, c'è la Divina Provvidenza. Allora io ho sempre pensato una cosa che forse è un po' prosaica, ma voglio dirla, tutti crediamo in Dio, noi cattolici. C'è chi crede di più e c'è chi ha un rapporto privilegiato col Signore perché Madre Maria, come Padre Pio ci ha spiegato, era chiamata ad una cosa diversa, non ad essere suora, ma ad essere fondatrice di un ordine religioso. E la seconda cosa, Eccellenza, che lei ha detto è che Madre Maria era agostiniana. Bene. Io ho pensato, il filosofo Agostino era per la città di Dio e per la città dell'uomo in funzione della città di Dio. Ebbene, io non credo che Zia Maria avesse fatto studi particolari su Sant'Agostino, certamente no, però Madre Maria era una teologa, una forte teologa, pur non avendo fatto studi particolari. Lei teneva rapporti con il cardinale Siri, che lei ricorderà, insomma, lei è giovane, ma era... E il cardinale Siri, credo che la madre generale, ma le altre che si sono succeduti lo sanno, creava anche qualche ostacolo perché il nuovo istituto doveva passare evidentemente attraverso il vaglio del Vaticano, della Curia di Napoli, ma lei teneva il rapporto molto alto con un cardinale che era un cardinale dotto. E io ho sempre pensato che la santità era questa. E confermo questo mio sentimento religioso molto forte, che è quello di dire che quando c'è la grande ispirazione e quando c'è questo rapporto diverso con la divinità e con quello che c'è al di là, allora sì che si crede fermamente in Dio e si è santi. Allora, in una giornata come questa, noi, se ci vogliamo santificare, naturalmente non nel modo come Madre Maria si è santificati, ma se vogliamo diventare più buoni, chiediamo la sua protezione, chiediamola per questa comunità, ma se mi consentite anche, fatemelo dire, per l'Italia, per l'Europa in questo momento così difficile. Questo momento grandemente difficile, travagliato da una perturbazione che c'è in tutta l'umanità. Da Morra venga questa grande invocazione a Zia Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente.
Padre e Figlio e Spirito Santo. Signore nostro Gesù Cristo, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.